Sì, la gestione dei beni confiscati è una priorità dello Stato, l'ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi in Sicilia per fare il punto proprio sui beni sottratti alla criminalità organizzata. Pochi minuti fa è arrivato qui in prefettura dove ha incontrato il presidente della regione Schifani e il capo dell'agenzia dei beni confiscati, Bruno Corda. A margine dell'incontro ha parlato pure di migranti, ha detto Lampedusa dovrebbe avere il Nobel per la pace. Poi ha continuato a parlare dei beni confiscati. La sua giornata è iniziata questa mattina a Marsala. Lo abbiamo intervistato, sentiamo l'intervista, poi la linea può tornare allo studio. Ci sono stati dei punti di impegno molto forti del governo per rilanciare, rinnovare la capacità dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Cerimonie come queste sono di grande valore simbolico e sintetizzano un po' tutta l'importanza di questa gestione, quindi sicuramente ci sarà un impegno fortissimo. Sottoscriviamo accordi importanti con la Regione Sicilia e voglio ringraziare il Presidente Schifani e tutta la Giunta regionale perché sono accordi che tendono proprio a migliorare la possibilità e di incrocio di domande offerte sulla possibilità di recuperare i beni a destinazione sociale, ma anche con il sostegno e il contributo importante della Regione siciliana. Io più che chiedere, noi vogliamo dare. Quello che chiediamo agli enti territoriali, ai cittadini, è quello di darci un contributo di idee, perché chiaramente noi abbiamo aperto anche la concessione diretta alle associazioni del terzo settore, deve essere una gestione che parte dal basso. Noi ci possiamo mettere risorse, organizzazione, ma poi ci vuole l'impegno civile e l'immaginazione che non può che venire dalla società civile.